Signori, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti in questa bellissima piazza, benvenuti a tutti quanti. Io sono veramente molto emozionato perché vedere questa piazza così gremita questa sera è un'atmosfera bellissima, dà quasi l'atmosfera di normalità ed è veramente emozionante. Da quassù lo spettacolo è veramente molto, molto bello. Noi tra poco daremo inizio alla cerimonia per l'accensione delle luminarie natalizie, la cerimonia per l'accensione delle luci di artista, però non c'è cerimonia, non c'è spettacolo che possa cominciare senza un grande artista che possa valorizzarlo. Signori, accompagnata dal maestro Francesco Pata al pianoforte, Gemma Pazzari. Perché sono stati in grado di riscaldare la piazza, ma soprattutto anche di farci riassaporare quell'atmosfera natalizia che mancava da un po'. Quindi questa lanciano in un certo senso un nuovo messaggio di speranza questa sera, un nuovo Natale come quello che conoscevamo anni fa. Grazie Gemma, grazie maestro. Allora, prima di dare il via all'accensione delle luci, io mi corre l'obbligo di fare alcuni ringraziamenti. Primo fra tutti all'ASCOM, che si è particolarmente prodigata per la realizzazione del calendario eventi. Ci sono le quattro ragazze che fra un po' chiamerò quassù per un piccolo omaggio floreale, anche per farvele conoscere tutte quante, anche se a Tropea siamo in pochi, ci conosciamo tutti quanti, però il loro è il merito principale dell'allestimento di questo calendario eventi che riempirà tutte le nostre, cioè riempirà le serate durante il periodo natalizio. Un secondo ringraziamento mi corre farlo alla Starlight per la realizzazione di queste luci, di queste luminarie, che sicuramente sapranno accendere la curiosità di molti, la fantasia, la curiosità anche di coloro che vengono da fuori Tropea per visitarle. Un ringraziamento particolare e non meno importante va all'amministrazione comunale,
per aver creduto fortemente in questo progetto, dalla doppia valenza, sia dalla valenza prettamente turistica e promozionale, ma anche che quest'anno ha il valore della rinascita, come dicevo prima, della riassaporare quelle abitudini, quelle vecchie abitudini che avevamo durante il Natale, di vederci tutti, di passeggiare, tutto quanto. E se che l'anno scorso avevano anche il valore della scommessa, quest'anno abbiamo soprattutto il valore e la valenza della rinascita e soprattutto della speranza. Quindi un applauso per queste tre entità che ho appena nominato, alle quali va il merito maggiore, l'unico merito direi, della realizzazione di questa kermesse di eventi e soprattutto per lo spettacolo che fra poco vedrete. Io vorrei, tra l'altro, nell'ambito della promozione che ha fatto l'ASCOM, ricordarvi che sono in vendita, e lo devo dire adesso, altrimenti se no poi mi linciano prima di dimenticarlo, i biglietti della Riffa, che è di un motorino che hanno messo in palio, che sta proprio dietro di loro, che è di là. Il costo del singolo biglietto è soltanto 2 euro, quindi vi invito fortemente all'acquisto, perché anche grazie a questo l'ASCOM è riuscita a realizzare il calendario eventi che vedremo da qui a breve. Ora vediamo un po', adesso io vorrei far salire su questo palco il presidente dell'ASCOM Romania Zangone. Grazie Romania, buonasera. Ti cedo il microfono per le tue considerazioni. Buonasera a tutti, siamo veramente tutti molto emozionati e vedo veramente una folla gremita questa sera. Ringrazio tutti i presenti, è una bellissima serata, sembra una dolce serata autunnale che dà un auspicio di serenità e soprattutto di speranza. Abbiamo voluto fortemente questi eventi natalizi, la motivazione è proprio quella che ha detto prima di Saverio, di una rinascita, di pace e di serenità. Tutti i weekend ci saranno eventi di musica e di teatro, quindi vi invitiamo a partecipare e speriamo insomma che la situazione si calmi e si evolva nel miglior modo possibile. Un ringraziamento particolare va a tutti i commercianti, se permettetemi di dirlo, perché veramente sono stati molto molto generosi nel contribuire economicamente acquistando appunto questi biglietti della Riffa di Natale. E grazie in primis ai commercianti, che siamo riusciti a fare un'ottima raccolta fondi per finanziare tutti questi eventi. Ringraziamo veramente l'amministrazione comunale che ci è stata vicina, ci ha coadiuvato, ci ha assistito e ci ha agevolato in tutte le nostre iniziative. Grazie di cuore per essere presenti qui, così tanti, veramente una grande emozione. Dimenticavo, abbiamo preparato un piccolo dono da dare al sindaco, se si vuole avvicinare. Sindaco, questo è per lei. Ogni anno noi facciamo un piccolo omaggio al sindaco, lo omaggiamo un piccolo presente, gira così lo vedono pure loro, realizzato da Collia, un artigiano di Tropea. E niente, un saluto ora al sindaco. Quindi, bravo presentatore, Saverio ha detto tutto, ecco. Le motivazioni sono quelle che ha detto Saverio, un Natale nel segno della rinascita, una scommessa che abbiamo fatto nel 2019 che è stata vinta. Il 2020 sappiamo purtroppo com'è andato il periodo delle vacanze natalizie. Oggi speriamo a non assistere a un colpo di coda del Covid, per questo vi raccomando sempre di usare la massima attenzione, precauzioni, di vaccinarvi, insomma. La situazione ovviamente non deve sfuggire di mano e quindi l'attenzione non deve mai calare. Noi attraverso questa
manifestazione natalizia vorremmo ottenere diverse cose. Una, intanto accendere i riflettori su quello che è uno dei borghi più belli d'Italia, far conoscere e aiutare attraverso questi percorsi creato i viaggiatori, anche i viaggiatori virtuali, ad immergersi nel fascino di questa meravigliosa città e trovare magari delle ulteriori motivazioni a parte il mare per venire poi a trascorrere d'estate piuttosto che in primavera e in autunno un periodo di soggiorno e di vacanza. L'altro motivo è squisitamente commerciale, cercare di allungare la stagione, lo diciamo sempre in tutte le salse che la stagione turistica è breve, a Tropea fortunatamente no. L'amministrazione con questo impegno sta fornendo un aiuto importante alle categorie produttive per rimanere aperte, però devono rimanere aperte, perché sennò questo qua diventerà un problema e per l'evento e perché chi verrà non troverà una città pronta ad accogliere il viaggiatore e per l'evento stesso, perché andremo a perdere una motivazione importante per portarla avanti. Altro aspetto importante non secondario, che peraltro è stato quello che nel 2000 ci ha spinto a fare questo investimento a prescindere da quelle che sarebbero poi state in realtà le conseguenze di un Covid che nel Natale 2020 non ha risparmiato nessuno, ci ha tenuto lontani dai nostri cari, è quello appunto di dare ai nostri concittadini, ai viaggiatori, attraverso le luci del Natale, dei momenti di serenità, spensieratezza, per arrivare poi a quella che sarà la data che per un cristiano, per un cattolico è la più importante, il 25 di Natale, la nascita del grande uomo che ha salvato l'umanità. Quindi cosa dire, cos'altro aggiungere? Godiamoci questo momento, grazie a tutte a tutti, all'ASCOM, a ASALT, Armonia della Magna Grecia, a tutte le associazioni che hanno dato un contributo in vari modi agli eventi natalizi. Quindi buon divertimento, ci vedremo sicuramente con tutti voi durante questi weekend che da qui all'Epifania riempiremo di eventi importanti per cercare di ripetere e di migliorare l'esperienza del 2019. Grazie a Gemma Falzari, sei bravissima, grazie Francesco. E buon divertimento, buon proseguimento. Allora sindaco, non ti muovere da qua perché fra poco sulle note del prossimo brano di Gemma e del maestro Francesco Pata il sindaco darà il comando per l'accensione delle luci d'artista. Nel frattempo io ti fornisco di questo telecomando, eccolo a te, così quando io ti darò il via tu potrai accendere. Ora vi ricordo che subito dopo questa manifestazione ne seguirà un'altra organizzata dalla Tropea Cipolla Party, che è la degustazione del panettone alla cipolla. Quindi non vi muovete da qua. Ora, Gemma, maestro, siete pronti? Prego. Ed erano Gemma Pazzari e il maestro Francesco Pata. Ora è il momento io vorrei qui sul palco
le quattro donne dell'associazione. Sono Romania, il presidente, l'altra Romania, Domenica e Maria Antonietta. Mi sa, ragazze, che voi stasera dovrete avere un omaggio floreale, sì, e non so dove sia, se mi illuminate. Dove sta? A terra dove? Ah, sarebbe questo, ah? Scusa. Pensavo fosse la coreografia, scusatemi. Allora, partiamo da Maria Antonietta. Ecco qua. Mimma. Grazie. Romania. E l'altra Romania. Ok, grazie. Io, ecco, quello era un passaggio, sì, che ancora sconoscevo. Vediamo un po'. È il momento dei ringraziamenti. Vi ricordo che tra poco vi sarà la degustazione ad opera del Tropea Cipolla Party del panettone di Natale alla cipolla rossa. E ci saranno con noi qui Anna Loi e Valerio Caparelli, che invito già ad avvicinarsi. E, dicevo, è il momento dei ringraziamenti. Vorrei ringraziare, oltre all'entità che prima ho nominato, vorrei anche ringraziare tutti quei commercianti e quegli albergatori che hanno sostenuto fortemente la manifestazione, anche quei privati cittadini che anche con il loro incoraggiamento hanno provveduto a volte anche a rincuorare le ragazze che si sono enormemente adoperate per la realizzazione del tutto, e lo ricordo ancora una volta. Poi ho dei nomi in particolare. Primo fra tutti, Francesco Latorre, alias Ciccio Di Rocca. Poi Antonella Mussari, Francesca Saturno, Domenico Lorenzo, Giovanna La Vigilessa, mi dicono, e io ho scritto Giovanna La Vigilessa, Romana. Poi un ringraziamento particolare a Francesco Scordia. Ora, io credo che questa manifestazione si sia conclusa nel migliore dei modi. Vi ringrazio enormemente per essere qui, ringrazio anche il sindaco, ringrazio tutti quanti, tutti voi per aver riscaldato questa piazza, e introduco Anna Loi e Valerio Caparelli. Ciao, grazie. Più che una chiusura è una riapertura continua. Grazie intanto, buonasera Anna. Buonasera Tropea. Oh, buonasera a voi, che bello essere qui. Facciamo un grande applauso di accoglienza. Perché questa è la piazza dell'accoglienza, questa è praticamente Tropea, è il luogo, no? La nostra punta di diamante in cui la calabresità viene espressa al massimo, è vero Valerio? È il punto di incontro veramente dei luoghi, innanzitutto Tropea con il suo sindaco, che adesso chiamiamo subito in scena assieme al direttore artistico Paolo Pecoraro del Tropea Cipolla Party, sono stati, grazie a questa iniziativa, il fulcro, con le tante altre iniziative spettacolari che il Borgo dei Borghi con l'amministrazione di Macri riesce da qualche anno a questa parte a fare, cioè di riportarla al centro dell'attenzione non solo italiana, mondiale, di fare in modo che anche stasera ci sia questo raduno nuovamente, questo bellissimo abbraccio, un po' come l'impasto del panettone che dobbiamo presentare. È vero, che abbraccia, no, un po' presentare. Tutti gli ingredienti e si amalgama. E quindi proprio per questa ragione subito Nino Macri e Paolo Pecoraro, ecco, lo riaccogliamo, grazie. Sindaco, di nuovo ci ritroviamo su, no? Sotto. Un autoctono destagionalizzato. Al centro, Paolo al centro. E abbiamo invece Paolo Pecoraro, che è un autoctono però che viene soltanto durante l'alta stagione, diciamolo. Quindi rappresentano un po' le facce di tutta l'annualità tropeana, è vero sindaco? Paolo intanto viene spesso, viene d'estate, sicuramente uno fruisce della nostra città, però non disdegna anche questi momenti, quindi lui è profondamente innamorato della città, e come dico spesso questa città offre anche nei momenti apparentemente bui, l'inverno, che per noi non eravamo abituati alla festa o a vedere questi numeri in un periodo natalizio, quindi anche grazie a queste iniziative si sono risvegliati gli animi, e quindi cerchiamo di, come ho detto prima, destagionalizzare, creare armonia, senso di comunità,
far comprendere in questi momenti la bellezza di questo posto, perché d'estate è difficile forse rendersene conto di quanto sia bella, attraente, del fascino di questa magica realtà. Grazie, e quindi cerchiamo anche in questi momenti di fare questo. Sindaco, complimenti innanzitutto, perché al di là della musica che mentre parlava già ci dava l'idea del Natale, quindi di aver riproposto anche questa bellissima scenografia di illuminazione non solo sul corso, su tutta la città di Tropea, questo sentimento già di Natale che sta arrivando, che sulla ripresa ovviamente abbiamo necessità di rivivere dal vivo con un pubblico così eccezionale questa sera. Complimenti ovviamente, perché vuol dire che tutto questo fa sintesi soprattutto con l'Associazione dei Commercianti, che oggi hanno dato vita a questa apertura dell'iniziativa del calendario natalizio. Però c'è anche un momento come quello del Tropea Cipolla Party, che faceva bene a richiamare, riesce a destagionalizzare un'attività come quella di Tropea. E Paolo Pecoraro, che qualche anno fa eravamo tutti insieme proprio qui, no? A presentare il Tropea Cipolla Party, ha insistito con un'idea che nasce dallo scorso anno, che ritorna quest'anno finalmente in presenza, perché lo scorso anno l'abbiamo dovuto presentare virtualmente, no? Anche se il panettone l'abbiamo provato tutti e non era per niente virtuale, molto buono. Siamo riusciti a riproporre questa iniziativa. Cosa voglio chiederti? Sei stato capace, questo per il favore ovviamente di Tropea, di fare in modo che la Lady Chef, che lo scorso anno di San Giovanni in Fiore ha proposto per la prima volta il panettone alla cipolla rossa di Tropea, Calabria e GP, quest'anno lo riproponiamo con dei pasticceri sullo stretto, riesce a muovere la Calabria con un punto di riferimento che è Tropea? Sì, indubbiamente. Cioè, io quello che posso dire è che siamo ricchissimi, questo è la cosa che bisogna constatare, quindi basta soltanto, ci abbiamo tutto lì, basta andare lì a scrafignare e troviamo il mondo, quindi io non ho inventato nulla, è stato tutto inventato, però bisogna avere gli occhi per coglierle queste cose, e invito tutti, per questo io mi sono messo in prima persona a farlo, perché vorrei invitare tutti quanti a fare questo, perché siamo ricchissimi. Grazie al sindaco, grazie all'amministrazione, grazie a tutti quelli che si prestano a fare questo, perché noi questo vogliamo, festa, giusto? No, possiamo effettivamente permetterci di fare festa tutto l'anno, perché abbiamo un paniere, un parterre di prodotti pazzeschi che sono capaci, visto che oggi ormai l'utente, il turista si muove attraverso le mete del gusto. Noi ragazzi siamo altro che ricchi, davvero, qui c'è un giacimento a cielo aperto, quindi quale migliore occasione che ricordarsi durante la festività più calda, quella che mette insieme tutti. Diciamo sempre a Natale si fa pace, si lascia perdere l'odio, no? Un po' tutte quelle cose che sono sentimenti negativi, e si lascia spazio al godersi le cose più buone, quindi quale migliore occasione che farlo attraverso un panettone firmato non da un personaggio dell'agroalimentare calabrese, così insomma, dalla regina in rosso, la più famosa, la più dolce, la più croccante rossa di Tropea, Calabria, IGP, è vero? Complimenti verissimo, giusto onore anche tu oggi rispetto a questo splendido colore. E allora chiamiamo immediatamente colui che quest'anno ha messo le mani in pasta, no? nel panettone di questo Natale 2021. Lo vuoi chiamare tu, perché è un tuo amico anche, sì, carissimo? È un lievitato, lui di solito con i lievitati davvero è capace di fare magia. Chiamiamo con grande furore da quel di Reggio Calabria il maestro pastry chef Paolo Caridi. Benvenuto Paolo, che in vieni questo qui caso al centro, eccolo qui. Rappresenta Casa Mastroianni, ben trovato, una realtà che sicuramente fa parlare molto bene delle dolcezze e rappresenta la Calabria in tutto il mondo. Chef, perdonami sindaco, mi metto un po' fra voi. Intanto ben trovato a Tropea.
ben trovato a te, ben trovati a tutta la popolazione di Tropea. È per me un orgoglio essere qua e rappresentare ancora di più la cipolla di Tropea all'interno di un prodotto che è il mio cavallo di battaglia, il lievitato fatto con un lievito naturale. Pensate che ci abbiamo lavorato quasi 6 mesi e Paolo ci ha spinto, ci ha pressato costantemente facendo delle prove, facendo delle cose. E sicuramente siamo riusciti a fare un buon prodotto. Lo giudicate. E lo facciamo entrare? Forza! Facciamolo vedere immediatamente con ecco, gli studenti, ragazzi, dell'alberghiero di Tropea, che ci danno anche un aiuto per non solo farvelo vedere, ve lo faremo ovviamente degustare. Posizionarlo, ecco, dovrebbe qua. Essercene abbastanza, sindaco, ovviamente, per tutti quanti voi. Mettiamoci frontali, Carlo, mettiamoci frontali, grazie. Maestro, diceva prima che ci sono voluti 6 mesi anche di elaborazione, perché vieni, è vero qui. Che comunque c'è tutto un lavoro di ricerca continua per amalgamare insieme gli elementi, gli ingredienti che sono all'interno. Poi il panettone è probabilmente, se non sicuramente, il dolce anche più complesso da realizzare, per quanto è lavorato ovviamente, e l'attenzione che ci vuole. Territorio innanzitutto, rispetto a quello che è stata la scelta comunque di un lievitato che può cadere sempre nelle mani del maestro pasticcere. Una ricerca voluta, una combinazione che deve sembrare anche, deve saper buono al gusto di colui che ovviamente lo consuma. Assolutissimamente sì, anche perché abbinare la cipolla su un prodotto dolce, quindi l'abbiamo resa semicandita, poi l'abbiamo caramellata, l'abbiamo messa all'interno, ma la caratteristica più, non dico più importante, che sta a parallelo insieme alla cipolla, comunque abbiamo usato un olio del territorio, quindi gli agrumi del territorio, quindi abbiamo messo dell'arancio, del bergamotto, della clementina, abbiamo messo del cedro all'interno, quindi tutto questo, del limone, quindi ci sono i profumi della Calabria che uniti alla cipolla e alla morbidezza, alla suntuosità che ci porta l'olio, abbiamo realizzato un prodotto eccellente, fra l'altro con lievito naturale, quindi questa è la caratteristica molto importante. Anna, fai tu una domanda, perché tu su questo ma sei non specializzata. Solo. Aspetta un po', perché abbiamo parlato della rossa di Tropea Calabri GP, nonché cipolla, ma voglio dire, senza chi la produce, questa cipolla rossa di Tropea Calabri GP, non si fanno né panettoni né tantomeno si mettono su dei grossi menù. E allora accogliamo la delegazione più giovane, sono giusto 5, un po' come le punte delle stelle, per il consorzio della cipolla rossa di Tropea Calabri GP. Di tutela naturalmente, valorizzazione e rappresentanza, abbiamo la Reale di Lamezia Terme, Campora San Giovanni a Mantea e ovviamente quello di Vibo Valentia. Io chiamo Carmen Giampà, Jessica Nicolosi, eccoli qua, non c'è ancora, vieni da questa parte, Paolo vieni, accogliamoli insieme al direttore artistico Pasquale Simonelli, Domenico Forte e poi Patrizia, la tua cara moglie e compagna per meglio dire. Arriva, che è la Lady Chef, tra l'altro Valerio, è proprio lei che ha, è vero Paolo, è proprio lei che ha dato il prodotto finito da inserire nel panettone. Avvicinati Patrizia, facciamo così, facciamo parlare lei per tutti quanti, sì, loro saranno ben contenti, perché loro la cipolla la sanno più fare, no? Che magari argomenta, anche tu. Ah ok, va bene, allora Pasquale, dicono che dietro la cipolla ci sia sempre il volto di un uomo, non è per nulla così. Sì, buonasera a tutti, sì, dietro la cipolla, vabbè, la cipolla è donna, quindi deve essere, diciamo che uomo e donna stanno sempre bene insieme. Stanno bene insieme, un po' come la coda, vedete, la coda e poi la parte del bulbo. Ecco, allora partiamo dal prodotto cipolla. Allora, la cipolla fresca, no? Io la immagino, insomma, insalata, cucchiaio, versione, insomma, frittata, consumiamo le code, ecco, attenzione al non spreco, poi qui magari dedichiamo apposta un'altra sezione. La cipolla da fresca come arriva a diventare un prodotto che poi può inserirsi in un lievitato di questo livello? La cipolla come arriva? Non è facile da spiegare, magari il pastry chef lo sa meglio, lo sa fare a livello scientifico, lo sa dire meglio. Come arriva? Attraverso studio costante, ricerca e sviluppo nell'alimentare, nella tecnologia proprio insita alle
della cucina. Avvicini il microfono. Non è facile, dicevo che. Sì, scusa. È bello lungo il processo da spiegare. Breve, dalla cipolla fresca, allora innanzitutto partiamo dalla distinzione, cipolla fresca, cipolla da serbo. In questo panettone abbiamo cipolla da serbo, che sarebbero le classiche trecce. Le classiche trecce che vengono raccolte d'estate, con la loro durata sono arrivate nelle mani dello chef, del pastry chef, che le ha sapute trattare nel modo migliore per metterle all'interno del panettone. Quindi il passaggio è quello, il primo passaggio è quello, dalle mie mani alle mani del pastry chef, che tramite la sua conoscenza, altissima conoscenza, è riuscita a bilanciare la ricetta perfetta per avere il panettone, che fidatevi, io l'ho provato, è buonissimo, la cipolla si sposa benissimo all'interno del panettone. Quindi dolcezza con dolcezza. E allora Paolo, dicevamo, quindi questa idea che tu hai avuto prima al palato, immagino, prima l'hai pensata, poi ti è arrivata al palato e poi si è trasformata appunto in concretezza. Sì, quello che volevo dire era che è una cosa molto importante, quello che noi ci teniamo, abbiamo utilizzato anziché il burro, l'olio nostro calabrese. E inviterei Lea Corigliano del Frantoio Badia. Ci ha raggiunto, ecco Lea, buonasera, benvenuta qui. Vieni. A fianco. Vieni chef, qua, rimani. Lea. Ah beh, voi Lea accanto, sì, tutte le donne, no, accanto. No, per dire un qualcosa, perché lei... Allora, faccio io, ok, nel frattempo è arrivata, io ti avevo persa un po'. Allora, intanto facciamo un applauso ad un altro comparto calabrese straordinario. Consumiamo olio extravergine d'oliva delle cultivar calabresi. Abbiamo la rappresentanza massima con l'ottobratica, che ha un profilo organolettico stupendo, lavorata egregiamente da Frantoio Badia. Parliamo di un prodotto biologico che arriva a conferire la parte grassa alla poi sostanza di questo panettone. Salve a tutti, buonasera, io sono Lea Corigliano, già mi ho presentato, l'azienda Frantoio Badia. Questo lavoro insieme al maestro, perché maestro si può chiamare solamente Paolo Caridi, che è il re dei pasticceri, io dico, non c'è bisogno di mettere una corona, ma lo è. Con lui abbiamo iniziato tantissimi anni fa a produrre un panettone fatto con l'olio extravergine d'oliva bio. Stavo parlando, io avevo 20, 22 anni, 23, mi sopporta tanto tempo, è un mio secondo papà. Quando Paolo Pecoraro mi ha suggerito questa cosa, sapevo che già avevano realizzato un panettone con la cipolla rossa di Tropea, però non l'avevano prodotta con l'olio extravergine d'oliva bio, perché sapete, far lievitare un panettone con l'olio extravergine d'oliva biologico non è facile, e questo penso che può spiegarlo meglio solo Paolo Caridi. Siamo in vasi di Paolo, però la cipolla rossa di Tropea finalmente è un modo come un altro per esibirla in diversi modi. L'abbiamo fatta candita, l'ha realizzata Lady Tropea, signor Simonelli, l'hanno realizzata caramellata, l'hanno realizzata in tutti i modi, questa, la mousse, hanno fatto di tutto e di più. Però non è un prodotto solo estivo la cipolla rossa, siamo riusciti a conservarla e a venderla in tanti modi. Io parlo dei produttori di cipolla rossa, io non lo sono. La cosa straordinaria è che si può creare un'altra forma di business, e per il consorzio e per tutti quelli che verranno, per chi ha sponsorizzato anche venendo da fuori, che è Paolo Pecoraro, perché lui vive a Londra e fa tantissime altre cose, però ha un legame così radicale per la sua terra che è Tropea. E quando me lo spiegava e quando mi diceva che lui ha creato questa festa, no? Il Cipolla Party, che è un collante, non è una solita sagra, non è un solito evento, diciamo andiamo a mangiare allegramente, no, lui ha voluto fare una cosa differente, è un messaggio diverso, fare molto di più. Molti non lo sanno chi è Paolo Pecoraro, però Paolo riesce nella sua visione, perché lui
è meridionale, però ha una visione internazionale, a vedere quello che noi abbiamo qui, che può essere un potenziale, che è la cipolla rossa di Tropea, che nasce solo qui in queste particolari condizioni organolettiche, a promuovere questa cipolla in diverse vesti, perché questa può creare solamente PIL, aumento di manodopera, cioè la manodopera può essere pagata di più, i campi possono essere sfruttati anche in modo biologico, non vuol dire che devono essere caricati ogni anno, si può fare sempre di più. È meglio, come dice Paolo. Io sto solo replicando le sue parole. Perfetto, però io volevo solamente passare la parola a Paolo Caridi, perché quello che sa spiegarlo meglio il panettone sono le sue mani e la sua bocca. Bravo. No, puoi lasciare ad Anna il microfono, penso io qui a Paolo un istante, chiedo al sindaco di avvicinarsi comunque con noi. C'è un fattore di territorio, adesso la domanda la rivolgo a te Paolo. Intanto porto i saluti anche dal sindaco all'amministrazione, a tutta la città di Tropea e al territorio da parte del presidente Vitaliano Papilo del GAL, che non è potuto intervenire questa sera, è anche lui un collega sindaco di questo territorio, ci sono sempre le emergenze, le situazioni che un sindaco deve immediatamente approcciare nella vicinanza e nella prossimità della sua comunità. C'è un territorio che si sviluppa in questo caso. Abbiamo sentito non soltanto quello che è rappresentato sul Vibonese, ma ha richiamato anche prodotti della Calabria. C'è una territorialità che è importante, che Tropea, oltre alle sue bellezze naturalistiche, può promuovere. Guarda, già nel 2019, quando c'è stato il primo Cipolla Park, si parlava proprio di Tropea vetrina delle eccellenze calabresi. Peraltro a breve partirà, forse ci sarà un primo esperimento a dicembre, una fiera delle eccellenze calabresi del bio in collaborazione con col Diretti e Campagna Amica. Ogni domenica daremo vita a questi mercati delle eccellenze calabresi, quindi un esperimento, un'anteprima la terremo durante questo Natale, poi dalla primavera ogni settimana ci sarà questi appuntamenti con i coltivatori, con le grandi aziende dell'agroalimentare calabrese. E le domeniche dalla mattina, dalla prima mattina, non dico luci dell'alba, ma fino alla tarda serata. E Tropea quindi vetrina delle eccellenze calabresi. A volte prima si parlava della Calabria ricca di eccellenze, spesso non vengono rappresentate o presentate nel giusto modo. E magari Tropea può essere una sorta di contenitore amplificatore di quella che è la qualità, di quella che è l'eccellenza di un prodotto, che diversamente potrebbe correre il rischio di rimanere in delle piccole nicchie e non essere scoperto. Peraltro questo territorio, oltre alla cipolla, ha tantissime altre eccellenze. Abbiamo l'anduia a pochi metri da qui, i formaggi del Poro, e ci fermiamo qui per non parlare poi, per andare poi al tartufo di pizza. Insomma, abbiamo talmente tanta di quella roba che va forse utilizzata meglio, anche se i prodotti che ho nominato non hanno bisogno forse raccontata meglio, promossa meglio. Oggi il packaging, come si presenta un prodotto, supera il valore del prodotto stesso. Quindi dobbiamo essere bravi nel saperci proporre, raccontare e vendere quello che di meraviglioso la natura ci ha offerto. Quindi, insomma, ecco. Saperlo comunicare, dice il sindaco, ecco perché siamo qui a fare marketing effettivamente sui propri prodotti. E volevo dire, la capacità che annunciava anche Lea con la domanda da rivolgere invece a Paolo Caridi, c'è la possibilità quindi che la tradizione, non solo quella pasticcera e quello dei prodotti, si possa innovare in formule nuove. Quindi la nostra tradizione anche pasticcera, culinaria, può ravvivarsi con l'inventiva del pastry chef, dello chef, no? Qui abbiamo anche dei giovani studenti dell'alberghiero, poi chiameremo in causa anche loro un istante. Quindi è tutto in fieri, si può, in progress, si può andare a rinnovare la nostra tradizione. Assolutissimamente, fare ricerca e sviluppo, il territorio ci permette di avere dei prodotti fantastici, dobbiamo solo raccontarli, saperli utilizzare, trovare la tecnica con la tecnologia per poterli
trattare nel migliore dei modi, quindi studiare e non fermarci mai, non dare mai niente per scontato. Anche oggi abbiamo realizzato questo prodotto, però vi posso garantire che non è un punto d'arrivo, ma è un punto di partenza. Solo da questo, con la conoscenza di tutti, col confronto, si può arrivare veramente a fare tanto. E non bisogna fermarsi alle difficoltà, diceva l'olio, no? non rende facile l'impasto, il lavoro come il burro, quindi è un po' anche come nella vita l'arte. Altrimenti lo farebbero tutti, quindi ripeto, lo studio per realizzare l'olio in un prodotto lievitato va a smollare tutto, perché è un grasso che è liquido, è un grasso che comunque è ricco di polifenoli, tanti vantaggi per la salute. Abbiamo usato anche degli zuccheri alternativi, quindi con un basso potere glicemico, quindi non è solo il contesto della la cipolla, forse è la ciliegina sul panettone, diciamo così, però è tutta questa fase che unita porta tanto. E poi senza nessun additivo, senza nessun conservante, naturalmente è un prodotto che ha una shelf life di 25 massimo 30 giorni, però a mio avviso è un prodotto che si deve mangiare tutto l'anno, è un prodotto che deve essere qua a Tropea e lo devono assaggiare i turisti, e devono portare fuori anche il ricordo, il prodotto, tutto quello che possono trovare qua insieme alle altre specialità che si producono in questo territorio. Anna, ti lascio la parola, c'è una cosa che voglio chiedere a te da esperta. Il panettone può essere destagionalizzato come l'offerta turistica? Ci sono tante realtà oramai in Italia che hanno sdoganato quest'idea del panettone soltanto come dolce natalizio. Che cosa ne pensi, e se si può raccogliere questa idea, magari l'ASCO come l'amministrazione può aggiungere tra i suoi prodotti da offrire anche un prodotto fa bene, è proprio buono e fa bene. Allora, sicuramente questo è un panettone che racchiude tre concetti fondamentali. Il maestro Caridi non è solo un pasticcere del gusto, ma un pasticcere anche della salute. Qui troviamo identità, gusto e benessere, un po' quello che è il mio claim da tantissimo tempo. Paolo Pecoraro è uno sportivo, ci ha visto veramente con una visione lungimirante, per cui noi vogliamo promuovere una Calabria anche che faccia bene alla salute come stile di vita. Per cui io dico proprio sì, ci sono un paio di cose a livello proprio burocratico che potrebbero impedire questo, cioè il nome del panettone. Il panettone, per disciplinare, ha bisogno di avere il burro all'interno, perché i nostri amici del nord, insomma, hanno difeso bene un po' tutta la parte della componente ingredientistica, ma a noi non importa nulla, noi siamo anche regione del pane, quindi potremmo sbizzarrirci, anzi magari potremmo lanciare un contest per chiamarlo pan dolce, magari esiste già, vediamo. Allora lanciamo pane e cipolla tutto l'anno, vediamo, lanciamo questo contest. Il pan cipolla magari lo facciamo con l'istituto alberghiero, esattamente, di Tropea, quindi chiamo anche Nicola Cutulli, il dirigente, insieme ai ragazzi. Facciamo un applauso ai ragazzi che questo pomeriggio hanno dedicato ancora extra, per amore del loro futuro lavoro, all'attività di valorizzazione. Esatto, ecco. Ragazzi, salite tutti, salite. Fatevi vedere anche voi un po' di più, ragazzi del consorzio, stringetevi un po'. Ecco, il nostro futuro, dice Paolo Pecoraro, effettivamente. Ecco, allora ragazzi, voi dovreste interiorizzare al massimo il concetto che stiamo cercando di trasferire. Preside, è questa la visione del vostro istituto alberghiero? Trasferire consapevolezza dei propri prodotti e poterli utilizzare, appunto, e comunicare tutto l'anno attraverso i propri servizi? È fuori dubbio. Innanzitutto noi come istituto di istruzione secondaria di superiore, istituto alberghiero, ma anche liceo classico, scientifico, turistico, siamo al servizio del territorio. E ovviamente tutte quelle esperienze, quegli input che vengono ad essere dati ai ragazzi, noi li forgiamo affinché possano essere al servizio del territorio come alte professionalità nel settore dell'economia e del turismo. E questo è l'esempio, anche questi magnifici ragazzi di Tropea. Facciamo che un applauso ancora, sempre bello, vigoroso. Grazie ovviamente ad averci invitato, ma comunque questo è l'esempio anche che noi siamo in sinergia con il territorio, abbiamo ovviamente le professionalità che vengono ad essere scambiate e siamo proprio al servizio affinché possano essere
possono elevarci a quelle professionalità a livello internazionale. Ad maiora, come si dice. Sì, sì, sempre, sempre di più, mangiando la rossa di Tropea CaraBrigP, tra l'altro, soprattutto per l'inverno, parlavamo di destagionalizzazione, visto che ci tengo tanto all'aspetto benefico, vi raccomando, mangiatela soprattutto d'inverno, sembra essere anche un antidoto al Covid perché è antinfiammatoria, antibatterica, e chi più ne ha più ne metta. Quindi un pezzetto di questo lievitato, diciamo così oggi, e lanciamo un nuovo nome evidentemente, di questo lievitato con la rossa di Tropea CaraBrigP potrebbe anche aiutarci, chi lo sa? Che dite, lo facciamo? Assolutamente partire sì. Questo taglio? È il momento, quindi Paolo, il sindaco, ti avvicini, vai. A lui tocca sempre il taglio, ai sindaci. Avvicinati anche tu il però. Il taglio dei sindaci, quindi Paolo Pecoraro come direttore, ovviamente Paolo Caridi come maestro, no? Sì. E poi c'è anche i giovani con il sindaco tutti insieme. Muovetevi perché qui abbiamo tutti voglia e bisogno di mangiare questa fetta di panettone. Assaggiarlo. Allora già vi diciamo che abbiamo anche una riserva, lo vedete, insomma, abbiamo una riserva per cui piano piano piccoli pezzetti, finger food, giusto per farvi lasciare la voglia, no? Di magari richiederlo e averlo anche voi nelle vostre case. Lo avrete un po' tutti, quindi cerchiamo di favorire un po' la prosecuzione dei lavori, vi raccomando. Ci siamo? Allora, avvicinati, vieni davanti, qui che è il momento ufficiale. Ecco, che partiamo Paolo, insieme? Tre, insieme a lei anche, certo. 3, 2, 1 e che sia un Natale fantastico con la rossa di Tropea CaraBrigP, il Tropea Cipolla Party. Grazie Paolo Pecoraro, grazie per questa idea fantastica, grazie al maestro Paolo Caridi, grazie a Lea Corigliano con Frantoio Badia, al consorzio di tutela e valorizzazione della cipolla rossa di Tropea CaraBrigP per farci trovare sempre sulle nostre tavole questo prodotto in versione da serbo fresca. Valerio, cos'altro aggiungere? Nient'altro. Buon Natale a tutti, che sia veramente un bellissimo periodo di festa, ritornare qui in presenza con l'amministrazione comunale, con tutto quello che questa grande città sa offrire alla Calabria, non soltanto a voi tropeani e al mondo intero. Grazie Anna, buon Natale anche a te, ai ragazzi soprattutto, buona vita, buono studio. E maestro, mi raccomando, ne vogliamo ancora altre di ricerche di questo buon panettone alla cipolla rossa di Tropea. Assolutamente con i prodotti sì. Locali. E allora vi daremo anche in degustazione probabilmente pezzetti di cipolla in versione marzapane e quindi insomma buona degustazione e buona continuazione a voi, vivete la Calabria tutto l'anno, vi raccomando, a presto. Bene, per una foto con i ragazzi davanti, per una foto soltanto, i ragazzi venite davanti per cortesia, tutti davanti belli, bianchi, che vi vedete, ecco qui. Snow.